So am I still waiting? Come si chiama lui, Guendalino? Ma che Guendalino? Cosmo. E qui cosa c'entra? Uè, Guercio. Guendalino? Eh no, perché sapevo che era un nome strano, però... Cazzo, da uè a Cosimo. Da Dennis a Sinagagiri. Autostrada direzione Lago di Seo. Qualche settimana fa Giuliano mi ha invitato a fare una giornata insieme a lui e Uè Pequeño, che per chi non lo conoscesse è un rapper in scena dagli anni 90, molto forte ancora oggi. Una giornata sulle imbarcazioni riva supportata da Bellini Nautica. E quale migliore occasione per girare un vlog? Ciao Marti. Lei è Martina Bellini, la nostra guida per oggi, oltre ad essere uno dei capi del cantiere nautico. Ciao Marti. Stai bene? Molto bene, te? Sì, bene, grazie. Ciao. Ciao, piacere, Dennis. Ciao Riccardo. Dennis. Ci vediamo. No, che bello. Questo qua è il van di Fake Taxi. Cos'è no. Fake Taxi? Cosa può essere una cosa detta da Dennis? Veramente non sai cos'è Fake Taxi? Giuro. È un porno. Ok. Ho assistito tanto. Come prima cosa abbiamo visitato il restauro e la collezione privata. Video che potete trovare molto dettagliato nella I in alto a destra. E poi è arrivato il momento di provare i riva. Allora raga, dobbiamo fare un bel titolo. Quindi se qualcuno finisce in acqua, secondo me... Sì, Giuli, facciamo un involtino in primavera in acqua. Questo lo tengo così e faccio un passo agilissimo. Guarda, so che ti bravo. Eccolo! Che sguizzo! Sembra un raduno di pensionati. Con loro almeno. Adesso come... Ti aiuto, dai. Sì, grazie. Opla! Il DD killer! Vai Jack! Vai Jack! Hai visto? Siete al sicuro! Basta, basta, vieni con Martina, che ho paura. Don't wanna be a one man. Così sembra un gioco da ragazzi, ma darsi il 5 da due imbarcazioni da 500.000 euro l'una a 40 nodi di velocità che sarebbero tipo 70 km orari non è proprio una cosa normale. Ah, e lui è Battista, che è il fratello di Martina. Fai un tuffetto? Da se non mi fai body shaming. Ricky, ti fai il bagno tu? Allora se siamo in due nella vergogna ci uniamo. Ti faccio uno slow motion. No, ma non farmi niente. Sono un po' fuori dieta, diciamo. Sembro un olandese di 90 anni che non capisce un cazzo. Gli stanno dicendo delle cose che non capisce. Sembro veramente un rincoglionito. No, aspetta, fa vedere il petto per il 10% di pubblico femminile che ho. Quanto hai? 10%. Sono mezzo milione su 50.000 donne, però. Mazzo, che non avevo calcolato. Un bel tuffo di testa. Sono troppo goffo. Oh, è congelata! Così fa in ipotermia. Questa è come fare la criosauna, uguale. Farà bene, no? Certo, un sacco. Ma ti chiamo Uè o Cosimo? Va bene, come vuoi. Basta, non figlio di puttana. No. Oh, aspetta, aspetta. Oh, sembra quasi la pubblicità quella di Dior. Madonna, te non ti picchio perché sei troppo giovane. Però la scaletta io, Marti. No! Vabbè, dai, ci vediamo dopo. Ciao, Ricky. Stare da voi, poi stare da me. Ok. Ah, porca troia! Sono morto. Sembra un film horror. Madonna. Madonna, Ricky. No, no! Lui è Ricky, driver e amico di Cosimo. Oh. Oh. È veramente una scena raccapricciante. Sembra che ha attraccato una foca, quelle orche. Abbiamo trovato un balenottero sul lago di Seo. No! Ah, ma come? Ma davvero fai? Pensi di saltare. Ma Ricky, oh. ma insomma... Un po' di contento. Lo scattarrone era proprio da utente riva. Da utente riva modello. Esatto. No, perché mi sono messo a nuotare pesantemente. Mi sono arrivato un giro. No, ma infatti faccio... Giro la testa. Tu? Di 5 metri a nuoto. Di poco, lo so. Lo so che è poco. Io fumerei una bella paglia sul riva. Sai che lo faccio? Solo perché le sighe sono di là. Guarda che non vedo l'ora di riprendere. Sì, sì, sì. Ormai questa è la hit, Ricky. Vai, vai, voglio vedere cosa fai. Questo è il titolo. Ah, qui? Fai un balzo, Ricky. Come passo di là? È un passo. Cosa stai facendo? No! Coi piedi. Passeggia. È un gradino, ce la fai? Madonna, raga. Ah, raga, incredibile. No, non ho parole. Non ce la faccio. Si è bloccato. Grande, Ricky. Vai, Giuli. Ecco, oddio! Perché siamo in questa barca adesso? Facciamo un'esperienza nuova tra i pali. Tra i pali mi suona male. Quanti cavalli ha? 700. 700? 2350. Cosa ne pensi? 700 cavalli. Porco dio! No, zio! No, zio! Ma passi là in mezzo! No, zio, ti sono folle!
secondo. Ciao. Oh, ciao, Ciccino, oddio. Che palle, oh. Che sballo, raga. Minchia. Beh, in canottiera della salute è bello. Figo, eh. Mi obbligava mia nonna a metterla. Quando fa freddo freddo me la metto ancora, se non mi cago addosso. No, aspetta, rifacciamola fintissima. Cos'è che ci fai da mangiare questa sera? E lui è Jonah, master grigliatore e fidanzato di Martina. Mozzarella di bufala, coscia di Julie, pezzo di guè. Che titolo ha? Fammi questa vedere. Qua è brontosauro. Vuoi vedere che ulula. Vai. Il brontosauro. Wow. Per cena ci hanno raggiunto due amici di Martina che dirigono l'alberetta relè della famiglia Moretti, che è anche proprietaria della cantina Bella Vista. E per non farci mancare nulla assaggiamo qualche bottiglia. No, no. Se l'hanno regalata apposta mio papà per sciabolare. Ma non dovete sciabolare voi? Io so sciabolare. Non togliere. È Giuliano yeah. Faceva il samurai. Io prima l'unica di fare manager. Non faceva il samurai. L'unica roba che ho sciabolato è stato un Heineken. Sì. Ragazzi, grazie a tutti. Sì, non portarti a casa il bicchiere comunque. Che tu sei famoso su ste rapine qua. Aia. Adesso vediamo Gue cosa riesce a fare. Vai, sì, sì. No, devi provare. Vai, adesso la sfida. È tua, è tua, è tua. No, è facile, facile. Prova, prova. Ho già il titolo. Gue si taglia una mano. Ma me la sono già tagliata. Con quella roba lì, con quella sciabola di Sandokan. Mi volete obbligare a fare una roba che non posso. Aspetta, prendilo bene. Capitano Uncino. Hai visto che roba? Senza tagliarmi. Toglietemi questa roba. Spada nella roccia. Beh, raga, cosa vi ho creato? Quale vuoi, man? Scegli verde. Allora, tu prendi questo, lo metti qua dentro. Poi metti qua. Sei l'alchimista? Queste sono robe da pro. Madonna, ma sto male. Sono robe da scienziato queste, eh. E poi prendi il vino. E questo lo fa respirare meglio? Tu respiro come anch'io con lui, eh. Guarda qua. Pam e va giù bene. Cioè, in teoria dovrebbe andare giù, in pratica non lo so, raga. Giaguarone, fammi vedere cosa stai preparando. Giaguarone insalato. Wow, wow. Come fai il giaguaro di Giuli? Gnao. Guarda il giaguaro. Via. Guarda, wow, che roba. Giuli com'è? Una bomba. Sa di giaguaro, no? Cosimo. Wow. Adesso sciabolerò la mia prima bottiglia con una spada. Una responsabilità molto importante. C'è qualcosa di magico, raga. Mangiato? Sì, da notare il differente supporto che ha ricevuto Gue e io ho lasciato solo come un cane. Oh, no. Wow! Che bello, molto divertente. Ed è proprio qui che finiscono le clip ammissibili su YouTube. Fatemi sapere qui sotto con un commento se questo vlog con questa West Star vi è piaciuto. E soprattutto fatemi sapere se il logo nuovo del canale che avete visto nei primi 3 secondi vi piace. Ogni qualvolta io vi dovessi mancare potete venire a trovarmi su Instagram. Il nome è lo stesso che trovate qui su YouTube. E noi come sempre ci vediamo domenica prossima, sempre alle 13:30 con un nuovo video. Ciao.